ben trovati al Palazzotti il Salone da Bagnini di Civitavecchia! Quest'oggi, per la 13ª giornata, seconda di ritorno del campionato di Serie 1, si affrontano Flaioni e Casalgrande! Gli arbitri sono Massimiliano De Marco e Giuseppe Garcia, entrambi di Benevento. Passiamo alle formazioni delle squadre. Partiamo dal Casalgrande, con il numero 2, Chiara Rondoni. Con il numero 3, Lilla Veracuglia. Con il numero 5, Nicole Ciombetti. Con il numero 8, Francesca Franco. Con il numero 10, Ilenia Furlometto. Con il numero 11, Giulia Dallari. Con il numero 12, Marta Savoca. Con il numero 14, Alessia Artoni. Con il numero 16, Caridano, Lorena Bassi. Con il numero 18, Alessia Artoni. Con il numero 19, Marianna Orlandi. Con il numero 21, Greta Bernabei. Con il numero 33, Gaia Lucetti. Con il numero 37, Laura Bertolani. In panchina, il coach, Yassine Lassoni. E adesso voglio sentirvi! Sono 40 giorni che non vi sentiamo! Diamo il bentornato alla Flaioni nel 2018 perché c'è il campo la Flaioni! Con il numero 72, Calivero, Federica, Ferretti! Con il numero 22, la guerriera dei Caraibi, Sella, Iraldo! Con il numero 18, Memole, Francesca, Stizzico! Con il numero 16, Benvenassi, Benedetta, Di Luca. Con il numero 14, Cuore di Mamma, Mara, Palomano. Con il numero 13, La Sciuratista, Francesca, Panelli. Con il numero 12, La Gatta Nera, Romina, Ramazzotti. Con il numero 11, Il Capitano, Soldato Jane, Erika, Marcella. Con il numero 10, Profondo Rosso, Martina, Rossa. Con il numero 7, Il Carme, Solitario, Chiara, Palomano. Con il numero 5, la piccola cornicheraia, Anna Giulia, Francesconi. Con il numero 3, Calma Apparente, Martina, Paoli. Con il numero 2, Gloria, Bernardini. E con il numero 1, il portiere di razza, Andrada, Bullater. Il tecnico, come sempre, al timone della squadra gialloblu, coach Patrizio Pacifico. Buonasera uno a tutti. Barassini! Presenti! Barassini! Presenti! Barassini! Barassini! Furgonette Franco. Ben trovati da Giovanni Pinelli, quest'oggi è il giorno di Flaioni Casalgrande, siamo nella seconda giornata di ritorno, 13ª giornata del campionato di Serie 1, quest'oggi una gara molto difficile per la formazione allenata da coach Pacifico, perché si va ad affrontare la quarta in classifica di questo campionato di Serie 1, quest'oggi come sempre al mio fianco coach Maurizio Pronunzi. Coach, grazie, buon pomeriggio a tutti. E oggi come tutte le partite che verranno saranno fondamentali. Non dobbiamo essere negativi sul fatto che il Casalgrande è quarto in classifica e noi purtroppo sostiamo nelle ultime posizioni. La partita è, ce la possiamo giocare mettendo cuore, tecnica e velocità, da tenere sotto considerazione e sott'occhio chiaramente le due più forti che sono Furlanetto e Franco della Casalgrande Padana. Sì, sicuramente sono i giocatori più forti assieme anche a Giombetti, l'anno scorso segnò tanti gol qui alla gara del Palasport in solidarietà Magnini, che però fu vinta dalla Flaioni, che vinse anche con un ampio margine nei confronti degli avversari. In campo Ferretti, Fanelli, Crosta, Iraldo, c'è anche Francesconi e Maruzzella, in porta Romina Ramazzotti, parte dalla panchina Chiara Bonamano tra le altre per quanto riguarda la formazione giallo-blu, Flaioni in maglia bianca, però poi c'è il via la partita da parte degli arbitri, entrambi di Benevento, ovvero Massimiliano De Marco e Giuseppe Carcea, prima azione per la formazione allenata da Yassine Lassoli.
che ormai ha preso ed è di ormai qualche stagione della panchina bianco-rossa della squadra della provincia di Reggio Emilia, anche se in realtà si trova vicinissima alla provincia di Modena, tra Sassuolo e Maranello, città importanti nello sport italiano. Pallone servito verso destra, c'è Giulia Dallari, il passaggio è per Raccuglia, che poi va in mezzo, non c'è il tiro da parte della formazione ospite con Artoni, Alessi Artoni, che in posizione di pivot avanza Furlanetto, lo scambio con Raccuglia, poi il fallo in attacco da parte del Casalgrande, c'è subito la controfuga di Erika Manuzzella, poi viene fermata a largo per Federica Ferretti, poi un altro fallo in attacco da parte della Flavioni, quindi subito smarrito il possesso da parte della formazione giallo-blu, che deve tornare in difesa con l'opportunità che sarà per la squadra emiliana, che come detto sta facendo un buon campionato. Fanelli la recupera, però alla fine arriva il fallo chiamato da parte dell'arbitro, ovvero Carcea, per quanto riguarda questo match. Poi ancora prova a spingere la formazione ospite, che cerca di andare in attacco, il passaggio per Furlanetto, che palla per Alessi Artoni, ovviamente Raccuglia da dietro, lo scambio ancora per la formazione ospite, che cerca di andare con Giombetti davanti per Artoni, il tiro da Bassotti, la gattanella di Avecianeta recupera questo pallone. E poi Giulia Dallari, Furlanetto, l'anno scorso, se non ricordo male, 10 gol qui al Palasport Insulare da Magnini, fu davvero importante il suo apporto per la squadra emiliana. Il rigore commesso da Crosta ai danni di Alessia Artoni, una delle due sorelle Artoni presente alla fiera del Casalgrande, l'altra è Alessia, che è al 14, e il rigore quindi per le emiliane, per le casalgrandesi, va Furlanetto contro la Massotti. Il tiro e il gol da parte di Lenia Furlanetto, ha segnato il Casalgrande. È l'unica arrivata a due sconfitte consecutive, quella contro il Salerno e quella contro il Dosso Buono prima delle visite natalizie. Molto contestata quella sconfitta anche da me personalmente, che la stavo guardando via streaming. Poi Chiara Bonamano, però si chiama l'attacco delle maglie bianche, quest'oggi la maglia che fa subito sporcare per la Fraioni, vedrebbero le massaie. Crosta, il tiro, deviazione di Lorena Bassi, che per poco non se la butta dentro, ma in realtà va fuori. Vediamo anche l'assenza tra la fila della Faioni di Enrica Bartoli, qui vicino a noi a seguire questa partita. Vediamo Furlanetto, l'appoggio è per Raccuglia, il tiro va a terra Raccuglia, il fallo commesso nei confronti della giocatrice palermitana, e quindi ancora possesso per si tratta di Artoni, Alessia Artoni, che si trova sempre in posizione di pivot. Vediamo allagato il gioco per Emiliana Raccuglia, ancora spinge la formazione di Lassouli, tecnico originario del Maghreb, però italianissimo. Vediamo il fallo commesso da parte della Faioni, mentre Rosta si va a sistemare per il 6-0 della squadra di Coach Pacifico. Sono passati 3 minuti all'inizio di questa partita. Vediamo il pallone per Raccuglia, che prova a servire Dallari la butta via, poteva andare forse in porta, forse extra pass come direbbero nel basket, da parte di Giulia Dallari. Questo non è d'accordo, Maurizio? Non avrei fischiato fallo. Ah, ok, pensavo ce l'avesse con me, in realtà Maurizio Pronunzio, in realtà ce l'aveva con gli arbitri, che sta contestando spesso in queste delle cose. Il tiro è in rete, il 3-0 ha segnato Alessia Artoni, 2-0, scusa, il gol di Alessia Artoni, che porta sul doppio vantaggio la squadra ospite. Il tiro, deviazione, smanaccia, il rigore per la Faioni, conquistato da Sheila Hiraldo, autrice di 6 gol sabato scorso alla Palestra Caporal Maggiore Palumbo, sconfitta netta da parte della Faioni, comunque ha lottato nel corso della prima frazione. Adesso c'è Chiara Bonamano dai 7 metri contro Lorena Bassi. Chiara Bonamano! La Faioni segna il suo primo gol in questa partita con il verme solitario. Batteremo anche le formazioni in corso di questa telecronaca, mentre l'abbiamo date per ragioni di tempo in precedenza. Vediamo Giulia Dallari, che imposta l'azione in posizione di playmaker, se preferite da centrale, visto che questa comunque è la palla a mano, anche se sia io che Maurizio siamo grandi appassionati di basket e spesso lo vediamo anche a partire da Stemar 90. Vediamo il pallone per Dallari, Giulia Dallari allarga il gioco per l'altra Artoni, Alessia Artoni, e quindi il pallone viene raccolto da parte delle giocatrici ospiti. È stata in realtà Simone Artoni a segnare il gol del 2-0 e non Alessia, che indossa il 18. Vediamo Rosta che imposta l'azione per Chiara Bonamano, nuovamente Martina Rosta che appoggia per Sheila Hiraldo. Ancora il verme solitario ad impostare quando sono passati 5 minuti dall'inizio di questa partita. Hiraldo, la guerriera dei Calabi per Federica Ferretti, che spara fuori
questo pallone, occasione sprecata da parte della giocatrice classe 98, gomito basso. Sì. Il pallone per Furlanetto che la butta via, c'è comunque il fallo in favore delle maglie rosse. Purtroppo ha tirato con un gomito troppo basso, la palla è andata oltre la traversa. Ancora iniziativa da parte del Casalgrande che prova a spingere in attacco con il pallone per Miriam Racuglia. Miriam Racuglia avanza poi addosso Francesconi, allarga il gioco per Simone Artoni. Il tiro parata da parte di Massotti, poi Francesconi lo ruba, se lo porta via in maniera quasi gelosa. La piccola femmiferaia, arriva Sheila Eraldo, Chiara Banamano sulla seggiola, c'è Fanelli, forse entrerà lei nei prossimi minuti. Vediamo l'attacco da parte delle giallo-blu. Profondo rosso per la guerriera, quindi il verbo solitario, il tiro, Chiara Bonamano, la Faioni ha pareggiato, due reti entrambe da parte della giocatrice classe 95 ex nazionale juniores. La Faioni va sul 2-2, rimonta da parte della squadra Civitavecchiese, deviazione da parte di Bassi, però non ha potuto fare altro che mettersela in porta dopo il tiro potente da parte di Chiara Bonamano. Giulia Dall'Aria ad impostare per quanto riguarda Casalgrande. Casalgrande che va in attacco, va a terra, una specie di ippon quasi da judo ai danni di Dall'Aria che poi si alza immediatamente in piedi, quindi ancora l'azione in favore della squadra di Lassulli che va a giocare con Alessia Artoni dal pivot, deviazione su Furlanetto e Ravassotti rasta, diamo la crosta, non la danno a crosta, si va invece da Anna Giulia Francesconi. Il tiro bloccato, ma c'è stato anche il fallo in attacco. Francesconi, che così come cross si vuole riprendere dalla prestazione negativa di sabato scorso a Salerno contro una delle squadre più forti di questo campionato. Di azione, palla che va fuori, ci ha provato Giulia Dall'Aria nuovamente. L'ultimo tocco è stato di dimensione non di Ramassotti, secondo l'arbitro De Marco, e quindi angolo per il Casalgrande. Palla però per la Faioni con crosta, 3 contro 2 da questa parte. Manuzzella, Erika Manuzzella, però non porta la controfuga, addosso e su di lei Sheila Hiraldo, 3-2, la Faioni va in vantaggio, ha segnato la guerriera dei Caraibi, un pallonetto magnifico Maurizio. Sì, ottimo. Una grande giocata quella da parte della giocatrice che l'anno scorso è stata in Francia e fa parte della nazionale portoricana, con cui ha anche giocato ai mondiali qualche anno fa. Vediamo l'attacco da parte del Casalgrande, la palla sfugge, liscio chiaro quello tra Furlanetto e anche Bernabei, quindi iniziativa da parte del Faioni che può andare in attacco, ancora però si deve attendere per l'iniziativa da parte delle Civitavecchiesi con Crosta che va in attacco, lo scambio con Hiraldo, posizione di centrale, vediamo spesso si stanno alternando in questo campionato nella posizione di centrale Hiraldo e Martina Crosta, vediamo Hiraldo che prova ad avanzare, il tiro fuori e c'è fallo comunque per la Faioni, un giallo dato a Dall'Ari per quanto riguarda Casalgrande. Prima ho spulciato la lavagna tattica di Coscia Pacifico che stavo lavorando soprattutto per l'iniziativa da posizione di terzino sinistro, poi vedremo se questa accadrà nel corso di questa partita. In questa situazione invece è accaduto dall'altro lato. Chiara Bonamano avanza, il tiro, Bassi con la mano riesce a respingere, sentite proprio la botta scagliata da parte di Lorena Bassi sul tiro che è stato effettuato dalla Faioni. Vediamo Miriam Racuglia che avanza, Racuglia, il pallone servito, va a terra, no. E rigore per il Casalgrande, fallo di Maruzzella che è andata addosso a Giombetti, il vice capitano del Casalgrande. Va adesso Furlanetto ex Dosso Buono, lei che è nativa di Pontinia, va alla battuta di questo rigore contro Romina Ramassotti. Il gol ha segnato Ilenia Furlanetto, quindi 3-3. Pareggia le sorti il Casalgrande, ha segnato la giocatrice che ha esordito in Serie A 17 anni con Marco Trespiti, poi ha giocato anche con il Vigasio, con cui ha giocato anche competizioni europee come le HFK, Coppa delle Coppe e Challenge Cup, poi è stata anche al Salerno, ha vinto Coppa Italia e Handball Trophy. È stata anche al Teno, tra l'altro Furlanetto. Chiara Bonamano avanza dietro lo scarico per Martina Rossa, il tiro, fallo in attacco, c'è stata l'infrazione di passi chiamata da parte dell'arbitro per cui non vale il gol realizzato da parte della Faioni. Attacco del Casalgrande con Giulia Dall'Aria che allarga l'iniziativa per Greta Bernabei, ancora Giulia Dall'Aria porta il pallone contrastata da Hiraldo, il tiro, rigore per il Casalgrande, ha subito il fallo, proprio il giallo per Anna Giulia Francesconi, subito il fallo da Giombetti, ma nuovamente Furlanetto
Allora, in difesa dobbiamo cambiare la situazione sul pivot loro, perché viene servito troppo facilmente e riesce a prendere tanti rigori, per cui dobbiamo per forza, il coach Pacifico dovrà trovare una soluzione per bloccare i passaggi al pivot. Furlanetto non sbaglia, segna il suo secondo gol in questa partita, entrambi arrivati dai 7 metri i centri da parte di Legna Furlanetto, che riporta in vantaggio il Casalgrande. Martina Rosta dietro per Chiara Panamano, che prova ad avanzare, disposta sull'altra fascia, il tiro lo leva Bassi, ci arriva, sbatte il pallone a terra e lo recupera lei col suo, praticamente una specie di maglioncino blu azzurro per la giocatrice che è anche capitano di questa squadra. Attenzione dall'aria, addosso Iraldo su Raccuglia, il pallone per Giombetti, e quindi arriva anche Francesca Franco, la giocatrice siciliana, che porta il pallone. Poi si va a tirare il gol realizzato a Casalgrande, ha segnato Francesca Franco, siamo 5-3, torna sul doppio vantaggio la formazione allenata da Yassine Lassoli. Si va a sentire subito Coach Pacifico, non è contento a questo momento della prestazione delle sue giocatrici. Vediamo ancora Sherry Heraldo, un po' sta relazione, passaggio per Chiara Bonamano, poi si ragiona tra terzini e centrale, si va da Chiara Bonamano, appoggia nuovamente per Sherry Heraldo, ecco la guerriera di Caraibi che avanza, si va davanti per Manuzzella, una specie di rotella, rigore per la Faioni, grande azione, grande astuzia di Erika Manuzzella, ammonita Greta Bernabei. Quindi tiro dai 7 metri dopo il fallo che c'è stato da parte della giocatrice classe 94 alla sinistra, lì si è trovata un pochino male, posizione praticamente di centrale, Chiara Panamano contro Lorena Bassi. Chiara Panamano a fil di palo alla sinistra di Bassi, realizza il gol con cui la Faione accorcia le distanze, terzo gol per il Verme solitario nel corso di questa partita. Cornice di pubblico abbastanza buona quest'oggi qui al Palasport Insolita da Magnini, come sempre, che si è riempito per seguire le vicende della squadra giallo-blu nonostante l'ultimo posto in classifica. Falli in attacco da parte del Casalgrande, il tocco di piede da parte delle giocatrici ospiti, esce dalla porta la giocatrice argentina di Avellaneda, Mancina, Romina Ramassotti, che poi va a servire i suoi compagni di squadra. Vediamo il pallone per Sheila Heraldo, che va dall'esterno sinistro, aveva piegato dal terzino sinistro, si va per Chiara Panamano, cambia gioco verso Sheila Heraldo, la finta è poi da centrare, crosta Chiara Panamano, Ferretti, il tiro Federica! Ferretti! 5-5! Ferretti pareggia la partita con una bella azione, con scambio veloce alla mano da parte delle giocatrici. Il tiro fuori da Massotti. Azione scalare. Quindi la messa fuori di Milano Massotti, recupera la sfera giallo-blu con i colori della Faioni, il tecnico Patrizio Pacifico, che invita le sue giocatrici a essere scattanti in questa azione. Adesso si va ad impostare proprio questa iniziativa da parte della Faioni quando mancano 16:40 a termine di questo primo tempo. Sotto gli occhi di Giordano Bonifazzi state seguendo questa gara. Ferretti prova ad accentrarsi, fa l'attacco, infrazione di passi da parte della giocatrice classe 98 per il tiro. Giulia Dallari realizza il gol, il primo per lei in questa partita, nuovamente mette la faccia davanti il Casalgrande, conduce 6-5 quando manca poco allo scavallamento. Per quanto riguarda questo primo tempo, si andrà nella seconda parte di gara, entriamo nei secondi 15 minuti di questo primo tempo. Chiara Panamano ad impostare l'azione, difende abbastanza avanzato il Casalgrande, Chiara Panamano appoggia per Manuzzella, comunque tiene il possesso del pallone, Manuzzella va ad impostare, poi il capitano per Sheila Heraldo, là che gioco per Anna Giulia Francesconi, quindi crosta, Manuzzella, Erika Manuzzella, il capitano, pareggia nuovamente la Faioni dal centro, la rete di Erika Manuzzella, siamo 6-6 qui al Palasport in Solera da Magnini, può andare a giocare il Casagrande adesso e conferma la sua formazione in questo momento. Vediamo il pallone per Miriam Raccuglia, la classe 91 arrivata nel 2015 tra file del Casalgrande, ex Scina. Vediamo il pallone, Ramassotti! Lei che ha fatto una grande prestazione contro il Dosso Buono qualche settimana fa prima della sosta, ha ammonito Lassoli, stava protestando, voleva forse un fallo per una trattenuta il tecnico del Casalgrande, quindi è stato chiamato il fallo, lui che ha iniziato a allenare 5 anni fa. Si può riprendere quindi a giocare. Andiamo a Massotti, vedete un'altra mancina al posto di Lavas quest'anno, ma gioca in porta per la Faioni. Anna Giulia Francesconi, la piccola femmiferaia, crosta,
vediamo il passaggio per Chiara Banamano, difende abbastanza maniera avanzata dall'Ari, Chiara Banamano si accentra, il pallone è libero, crosta, Ferretti finisce fuori, il pallone ritornato in difesa la giocatrice mancina della Faioni, in panca Chiara Banamano, vediamo Raccuglia, butta fuori il pallone Raccuglia che ha sbagliato la palermitana, ex giocatrice anche della Futura 2013-2014, poi il pallone per la Flavioni che torna a impostare l'azione con Sheila Heraldo, eccola la guerriera dei Caraibi, entra in campo Mara Banamano, eccola la giocatrice da centrale che fa le veci di Heraldo e di Crosta, Chiara Banamano per la sorella Mara, Chiara, fuori che ha sbagliato qua Chiara Banamano, poteva fare forse meglio sulla classica conclusione sul secondo palo, va in panca Chiara Banamano, situazione di difesa e attacco per la Faioni in questo momento, palla in mezzo, il tiro sul palo, attenzione Travallini, non può intervenire però ovviamente Alessia Artoni, attacca adesso la Faioni, Ferretti, un cross quello di lato, forse c'è la Maruzzella libera, potrebbe essere servita lei anziché la compagna di squadra Ferretti, 6-6 il punteggio, allargato il gioco, il tiro gol di Greta Bernabei, 7-6 conduce il Casalgrande nei confronti delle gialloblu quest'oggi vestite di bianco, maglia invece solita per il Casalgrande, ovvero quella rossa con bordi bianchi, questi colori sociali della formazione della provincia di Reggio Emilia. Maccanauomo, quelle del Casalgrande vanno addosso a Maruzzella, vediamo Rosta che avanza, a spazio il tiro addosso fallo. A Bassi, fallo comunque conquistato da parte di Profondo Rosso, le urla beduine da parte di Yassin Lassoli, Heraldo, no, inciampa sul pallone, prova a prenderla ma già entrata nell'area di porta la giocatrice classe 89, il pallone è per il Casalgrande che va con Minia Malacuglia, 12.50 a giocare, addosso sulla mano! Credo sia stata Crosta a intervenire sulla giocatrice del Casalgrande. Vediamo adesso Giulia Dall'Aria, larga il gioco per Bernabei che ha segnato il gol in precedenza, che ha dato il nuovo vantaggio alla formazione casalgrandese. Vediamo l'Emiliano in attacco, Raccuglia, forse va via la maglia con Giulia Francesconi. Il fallo commesso da parte della squadra padrona di casa. Fuori a frappo una giocatrice di Ratta di Franco e dentro Alessia Artoni. Il tiro fuori, traversa alta da parte del Casalgrande, palla che finisce in piccionaia. Conclusione scagliata da parte del Casalgrande con Alessia Artoni, la classe 2000, che ha anche giocato Mediterranea Handball Cup, nazionale Under 16 qualche tempo fa. Lei che ha vinto uno scudetto Under 16 2015 con il Casalgrande, così come tante sue compagne di squadra che sono sue coetanee, visto che il Casalgrande fa tanto a livello nazionale per quanto riguarda il settore giovanile. Crosta, Profondo Rosso per Chiara Banamano, il verbo solidario addosso, placano il fallo in attacco, il fallo di Chiara Banamano che è stato indicato ma Maurizio non condivide. No, assolutamente, non era sfondamento. Vediamo il pallone servito da Bassi per Furlanetto che è tornato in campo, Raccuglia e quindi Dall'Ari, nuovamente Furlanetto, marcatura aderente di Crosta, Dall'Ari a spazio però, Dall'Ari dietro per Miriam Raccuglia, Furlanetto, Dall'Ari, allarga il gioco, Giombetti, gol in pallombella, praticamente è, meglio dire pallonetto, e gol dell'8-6, applaude pubblico del Palasport per il gol di Giombetti, comunque è stato un gol molto bello, complimenti a Nicole Giombetti. La giocatrice classe 92 alla destra di mano destra, abbiamo visto la sua esperienza anche sul lato non perfetto per una giocatrice di mano destra. Chiara Banamano, la scaglia, fa in attacco, niente. Queste situazioni gli abiti stanno fischiando tutte per quanto riguarda soprattutto la Faioni. Vediamo Raccuglia il tiro, gol, la posizione, anzi Giombetti che ha segnato nuovamente rete del 9-6. La doppietta di Giombetti sta facendo la differenza in questo momento della partita, chiama subito il timeout coach Patrizio Pacifico, quindi il Casalgrande che conduce con 3 gol di vantaggio, così mi indica la schermata del mio foglio, ma in realtà non ravvisa questo il tabellone del Palasport in solita maniera quando mancano 11 minuti al termine di questo primo tempo, adesso invece arriva l'indicazione giusta purtroppo per la Faioni da parte del tavolo della giuria. Faioni con Pacifico che sta parlando, stiamo dicendo l'episodio famosissimo, ormai quello avvenuto a 15 secondi dal termine della gara contro il Dosso Buono con un pallone rubato da parte di Sheila Heraldo. Vediamo Dosso Buono con il vantaggio di un gol, Faioni che sta cercando di recuperare, Heraldo che ruba il pallone e se ne va via in controfuga, praticamente in controfuga, un metro di vantaggio
e il tecnico escanziano Sanchez del Tossobuono chiama il time out, però le immagini hanno fatto vedere in maniera inequivocabile che escanziano chiama il time out appena la Fraioni ruba il pallone, invece è stato dato il time out, un time out che non andava indicato, bisognava proseguire quella partita. Si può rientrare in campo dopo il time out. Abbiamo le formazioni per Casagrande: Rondoni, Raccuglia, Giombetti, Franco Furlanetto, Dalladi, Savoca, Simone Artoni, Bassi, Alessi Artoni, Orlandi, Bernabei, Lusetti, Bertonali, tecnico Lassoli, Blafeoni, Gulaghe, Bernardini, Feoli, Francesco Nichela, Banamano, Rosta, Maruzzella, Ramassotti, Fanelli, Mara Banamano, Di Luca, Spizzico, Giraldo Ferretti, tecnico coach Patrizio Pacifico. Si riprende da giocare dopo la pausa per il time out chiamato dal tecnico Civitavecchiesi. Si può giocare con Martino Rosta, ricorda, da recuperare per la Faioni. Maturati questi ultimi minuti con la doppietta di Giombetti e la segnatura di Bernabei dal lato sinistro. Mara Bonamano avanza, appoggia praticamente al portiere, tiro sbagliato, forse non voleva tirare qua Mara Bonamano, fatto sta che l'errore c'è stato. Giraldo ruba il pallone, Giraldo sceglie l'aldo dall'altra parte per Chiara Bonamano che prende questo pallone. Chiara Bonamano prova ad accentrarsi, il pallone però perso da Faioni. Occhio qui, pulsione capitale e contropiede del Casagrande che se ne va via. Il tiro gol ha segnato Nico Giombetti, una tripletta pesantissima quella di Nico Giombetti. 8-6, 9-6, 10-6, tutte e tre sue le reti della giocatrice classe 92. Sta facendo bene in questo campionato, troppi errori per la Flavioni che non riesce ad esprimere. In attacco, sì, anche nelle controgiocate, nelle ripartenze, troppi errori nei passaggi, per cui... Il tiro a Anna Giulia, Francesconi, a croce di distanza, siamo 10-7 Maurizio. Bene, rimaniamo ancora agganciati, per ora almeno. Attacca adesso il Casagrande, siamo entrati negli ultimi 10 minuti del corso di questo primo tempo, match che state sempre seguendo con gli occhi di Giordano Bonifazzi. Si gioca con Dallari che poi va a scambiare con Miriam Raccuglia. Eccola. Siamo uomo la Furnaletto, eh? Sì. Marcamento uomo Furnaletto, sì, una 5+1 in difesa. Difende la Flavioni adesso Furlanetto per Dallari, Giulia Dallari, avanza il tiro, Ramassotti, non perfettissima questa parata, ma fatto sta che l'ha presa, e questa è la cosa più importante. Crosta è sola, Bassi, crosta qua, si è mangiato un gol clamoroso, è un vero peccato, per cui Flavioni che spreca l'opportunità di andare sul meno 2, un vero peccato per la squadra di Coscio Pacifico. Crosta forse poteva aspettare ancora mezzo secondo per mandare fuori tempo Lorena Bassi. Fatto sta è arrivato l'intervento del portiere. Il tiro, Francesca Fanelli! Lascia una chicca a segno. Nel momento forse qui non ci aspettavamo una soluzione di questo tipo. Il gol numero 6 in questa stagione di Fanelli, assente molto tempo, per molto tempo nel corso di questo campionato. Conducono la classifica marcatori di Crosta e Carabanavano con 60 reti. Giraldo a 4-59 per la classifica, va giornata, non ricordo di quest'oggi. Furlanetto addosso a Crosta, il pallone per Raccuglia, Giombetti, Francesconi, Andrea Francesconi libera, Chiara Bonamano, arriva il pallone per Chiara Bonamano, palo, ma quanti gol si sta mangiando la Faioni, troppi gol sbagliati, non si può in una partita di questo tipo contro la quarta in classifica, altrimenti vincere diventa davvero complicato. Ramassotti recupera il pallone, Mara Bonamano, 8-10 da giocare nel corso di questo primo tempo, va a servire subito Martina Crosta, eccole le due centrali praticamente con Mara Bonamano adesso in posizione di terzino sinistro, poi credo andrà a scalare, adesso pallone nuovamente per Cuore di Mamma, la guerriera sceglie l'aldo, Cuore di Mamma, Mara Bonamano, Crosta, appoggia per Mara Bonamano davanti, troppo veloce forse questo passaggio per Francesconi, Giraldo, Anna Giulia, Francesconi, la Faioni a croce di distanze, siamo 10-9, la rete numero 2 da parte di Nicola Fembetraglia. Sì, è tre gol sbagliati. Che passaggio era quello di Giraldo? Bellissimo, stupendo. Ha un nome quel passaggio? No. Brava, anche un pochino fortunata in questi casi, dobbiamo dirlo, Fanelli, lascia una chicca, contropiede della Faioni, va via Martina Crosta, sbaglia anche Martina Crosta, quanti errori questa partita, Alessia Artoni, Ramassotti, la gatta nera ha parato, Crosta per Mara Bonamano, dalla panchina applaudono Di Luca, Bernardini, Feoli, nell'ordine,
Chiara Bonamano per Martina Crosta, 6.50 da giocare nel corso di questo primo tempo. Vediamo dalla tribuna a seguire il match in maniera davvero affannata per il tipo che sta facendo anche il presidente onorario dell'ASP Ernesto Moglioli. Mara Bonamano per Martina Crosta, Mara Bonamano avanza, spazio, non riesce a servire perfettamente Anna Giulia Francesconi. Peccato, può essere il gol del pareggio questo. Lancio lungo verso Franco. Fallo in favore della giocatrice di Marsala, in provincia di Trapani, ex nazionale del 19. Comunque ha giocato anche gli europei di categoria. Il pallone è per Dallari. Dallari addosso, palla davanti, Chiara Bonamano. Rigore commesso di Chiara Bonamano. E fuori per due minuti il Verme solitario. Mugugni da parte del pubblico, una lettura che può essere importante nel corso di questa partita, quella dell'arbitro. Il rigore per il Casalgrande, fuori per due minuti Chiara Bonamano. C'era questa? Ma i due minuti penso assolutamente no. Forse il rigore, ma guarda, neanche tanto, perché non l'ho vista in fase di tiro, per cui secondo me anche il rigore avrei, io fossi stato l'arbitro non avrei fischiato. Furlanetto contro Bulache. Gol, la palla passa alla destra di Bulache, ha segnato Ilenia Furlanetto, siamo 11-9, terzo gol in questa partita per Ilenia Furlanetto. Bulache, dopo aver tentato di spingere il rigore, torna in panchina, dentro nuovamente da Massotti, va a parlare Pacifico con la giocatrice originaria di Pietra Nemz. Il pallone verso sinistra dove c'è Francesca Fanelli. Fanelli, eccola. No, però vediamo, fallo di palleggio di Anna Giulia Francesconi e pallone per il Casalgrande con Giulia Dallari ad impostare l'azione. Dallari, ecco la classe 96, che l'anno scorso in una partita contro il Nuoro ha segnato 10 gol. Vediamo adesso Bernabei, Dallari, Bernabei, Greta Bernabei, allarga il gioco, il tiro, fuori, sbaglia qua Furlanetto, era troppo verso la linea di fondo, non poteva cercare di fare quella conclusione, fuori Mara Bonamano, nel frattempo dentro Ferretti, per cui Faioni che cerca anche di andare più di velocità in questa azione, 5 e 5 da giocare nel corso di questo primo tempo, due gol da recuperare per la squadra in maglia bianca. Vediamo Anna Giulia Francesconi dietro per scegliere l'Aldo, adesso vediamo l'idea quale può essere quella per andare ad assaltare la porta avversaria. C'è adesso Martina Crosta, allarga per Fanelli. Faioni tiene il pallone, adesso con scegliere l'Aldo avanza, allarga Ferretti, incespica sul pallone, gattona sul pallone, quindi lo perde, commette fallo Ferretti. Adesso possesso Casalgrande con Dallari. Arriva da dietro, molto da dietro Furlanetto, 4.30 da giocare, occhio al Casalgrande, Faioni tutta dietro, Dallari il tiro, gol, Giulia Dallari, il secondo gol per lei in questa partita, 12-9, il tiro sul secondo palo da parte della classe 96, giocatrice che è stata anche premiata con la borsa di studio qualche anno fa per i meriti scolastici, media sopra l'8 per lei a scuola, il pallone per Crosta, fallo commesso da Franco ai suoi danni. Ferretti, Crosta, Chiara Bonamano, 4 da giocare questo primo tempo. Crosta va ad abbracciarsi con Dallari e quindi Chiara Bonamano ad impostare. L'arbitro rettifica la posizione, si deve andare dalla linea tratteggiata. Iraldo allarga per Crosta, il pallone è per il Casalgrande, chiamato sfondamento per l'ennesima volta nel corso di questo primo tempo per la Flavioni. C'è il Casagrande, spazio per Raccuglia tira, però entra dalla riporta, non vale la conclusione da parte di Miriam Raccuglia, che deve tornare indietro, la giocatrice che ha vinto 4 campionati di Serie 2 con lo Scinà, però poi lo Scinà non ha mai accettato di andare in Serie 1, per cui rimaneva sempre nella cadetteria. Crosta, pallone per la Faioni, seguiamo queste fasi finali del primo tempo, Faioni che deve cercare di recuperare i 3 gol di svantaggio che sono stati maturati questi ultimi minuti, il tiro, Fanelli addosso a Bassi, ma c'è il fallo, fuori Raccuglia per 2 minuti, quindi anche il rigore difesa, immagino. Difesa in area, sì, rigore 2 minuti. Fuori Raccuglia per 2 minuti, per quanto riguarda il Casalgrande, deve uscire dal campo la giocatrice con la maglia numero 3, classe 91. Chiara Bonamano per alleviare la tensione, guarda il pubblico che la incita, dentro Savoca per questo rigore. Brava, brava, brava.
la Faioni a meno 2, il quarto gol in questa partita per Chiara Bonamano, ormai rigorista in questo match per la formazione di Patrizio Pacifico. Vediamo il pallone adesso rimesso in gioco da parte delle emiliane, che vanno in attacco con Dallari. Poi il pallone nuovamente per Dallari, dopo il passaggio effettuato da Francesca Franco. Dallari prova ad avanzare, allarga il gioco verso Bernabei, Bernabei nuovamente per Dallari, Bernabei, Bernabei, Ferretti, come va addosso Ferretti. Bravo. Il pallone di Franco per Furlanetto, Giombetti, addosso, addosso. Furlanetto rischia di perdere il pallone in Casagrande, Dallari, Bernabei, gol, ha segnato nuovamente Greta Bernabei. Vantaggio di 3 gol nuovamente per il Casagrande, che ha sfruttato l'occasione che ha avuto. Girato il pallone, alla fine si era capito, si poteva andare da Bernabei a sfondare. Chiara Bonamano, crosta, Ferretti a spazio, non arriva il pallone. Vediamo Hidalgo, 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 Ferretti, Ferretti, Federica! Ferretti! Meno 2 della Flavioni per crociare le distanze con Calimero. Secondo gol per lei in questa partita. Ottimo, ne ha già fatti 29 in questo campionato. Ottimo passaggio di Hidalgo, bellissimo anche questo. Due gol di Ferretti, entrambi con grande assist da parte di Sheila Aldo. Franco, c'è Dallari, occhio a Furlanetto che non può andare in avanti perché sfonda, c'è Casta da fuori. Sfondamento del Casalgrande, 96 secondi al termine di questo primo tempo, due gol di svantaggio per la squadra allenata da coach Patrizio Pacifico. Chiara Bonamano, il verbo è solidario, scambia con Sheila Aldo, nuovamente Sheila Aldo di impostare, poi si va a terzino sinistro dove c'è Martina Crosta, ancora Faioni che prova ad attaccare sul lato destro, Sheila Aldo per Martina Crosta, avanza, Crosta va a terra, c'è stato il fallo, i danni di Martina Crosta. Indicazioni di Lassulì che voleva lo sfondamento, si è arrabbiato molto il tecnico del Casalgrande. Vediamo adesso Crosta che urla il pallone, si riprende a giocare la linea tratteggiata. Chiara Bonamano rientra in campo, Racuglia, Hidalgo, Sheila, Hidalgo, una super finta quella di Sheila Hidalgo, ultimo minuto nel corso secondo di questo passo, primo tempo, finta sul secondo passo e tiro sul terzo in caduta. Un gol da far vedere ai bambini che si avvicinano alla palla a mano, un gol fantastico quello di Sheila Hidalgo, il secondo per lei in questa partita. La Faioni a meno 1 dopo due grandi assist, adesso anche una conclusione personale da parte di Sheila Hidalgo che ha dato il meno 1 alla Faioni. Chiama il timeout immediatamente coach Lassulì, quasi in maniera pallanotistica quando si chiama il timeout a ridosso del termine del tempo per evitare di perderlo. Quindi sicuramente adesso cercherà uno schema, organizzare uno schema in attacco per arrivare alla conclusione a fine del tempo con un gol. Chiaramente. Senti, il primo tempo si sta chiudendo, facciamo un bilancio. Ma non mi è piaciuto, non mi sono piaciute le ripartenze della Flavioni, un po' lente e con 4-5 errori di passaggio in attacco. La difesa ultimamente si è sistemata, specialmente sul pivot, infatti non riescono più le avversarie a trovare facilmente il pivot come nei primi minuti. Bisogna migliorare nell'attenzione dei passaggi, sicuramente nella fase di attacco. Quindi mancano 35 secondi al termine di questo primo tempo, diciamo Maurizio, Flavioni che ci sta mettendo il cuore, però manca qualcosa dal punto di vista prettamente tecnico, perché ovviamente il cuore ci vuole sempre al 100%, però non basta solamente quello per vincere le partite. Sì, ci manca un po' di attenzione e diciamo un po' più di come posso dire di fase realizzativa con più determinazione. Si riprende a giocare con Casagrande, credo terrà il pallone fino all'ultimo secondo di questo primo tempo. Vediamo Dallari, lo scambio nuovamente con Racuglia. Racuglia va a trovare quindi Furlanetto. Furlanetto però porta veramente il pallone, troppo lungo il passaggio all'indirizzo di Alessio Artoni. Quindi 20 secondi per la Faioni per cercare il gol del pareggio. Hanno preparato lo schema con il taglio dell'ala all'interno, ma non se l'aspettava e quindi hanno perso il pallone. Hidalgo Crosta, 8 secondi al termine. Chiara Bonamano, anche di testa Chiara Bonamano. Avanza, bisogna tirare. Crosta, il tiro deviato, deviazione di Bassi fuori. E il primo tempo finisce qui, Faioni sotto per 13-12 nei confronti del Casalgrande e quindi un gol da recuperare. Comunque, come abbiamo detto, Faioni ci sta mettendo l'anima, manca qualcosina dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della testa. Abbiamo tutto da migliorare nel secondo tempo, per cui le speranze ci sono. E ora ci vediamo tra poco per commentare questo secondo tempo. Benissimo. Siamo pronti a godercelo già. Siete tornati in collegamento per lo Sport in Soledad Magnini per il secondo tempo di questa gara tra Flavioni e Casalgrande. Il punteggio favorisce la formazione emiliana 13-12 qui al campo di via Papananelli. Formazione di questo secondo tempo per la Flavioni. Vediamo Francesconi, Hidalgo, Namassotti, Manussella, Crosta, Ferretti e Chiara Bonamano.
che fanno da parte, sono stati semene per quanto riguarda questa seconda frazione. Cosa deve fare la Faioni a parte cercare di non mangiarsi i gol? Il via nel frattempo. Allora, in difesa continuare a tenere bene sul pivot, perché è un avversario ostico, e in attacco essere più determinati, specialmente nelle ripartenze. Faioni che prova a spingere un chiaro a mano a mano, le finte del Verme Solidario per Martina Rosta, Clark per Federica Ferretti, Calimero, palo e rigore conquistato da Faioni. Ferretti per poco non prende il pallone con due mani. Lo sai perché ha fischiato il rigore l'arbitro? Perché anche subendo il fallo lei ha provato ugualmente a tirare. Non l'avesse fatto, avrebbe fischiato solo 9 metri. Ok, Chiara Bonamano contro Lorena Bassi. Rete di Chiara Bonamano! Il pareggio della Faioni. Primo gol nel corso di questo secondo tempo, quinta rete per la classe 95 nel corso di questa partita, che conferma il suo grande momento realizzativo. Segnato tantissimi gol negli ultimi tempi, che era Bonamano, ne ha fatti anche 10 nella gara contro l'Ariosto Ferrara. Dallari! Bravissima. Grande finta e gol di Giulia Dallari, che subito ricompone la situazione per quanto riguarda il Casalgrande. Terzo gol in questa sfida per Giulia Dallari. Conduce il Casalgrande 14-13 nei confronti della formazione di Patrizio Pacifico. Sheila Heraldo, eccola, doti di playmaker, poi giocatrice riccia, passa il pallone a Martina Rosta. Adesso c'è Anna Giulia Francesconi, classe 99, piccola fermiferaglia. Allargato il gioco per Chiara Bonamano, esterno della rete per il Verme Solitario. Peccato per la giocatrice che indossa la maglia numero 7, il numero che è la metà rispetto alla sorella Mara. Vediamo adesso lo spazio del Cugliaco, intervento sul palo, poi pallonetto e gol. Greta Bernabei conferma la sua giornata da livello molto importante, e quindi 15-13 per il Casalgrande, che adesso va sul più 2, conduce 15-13 questo match che state sempre seguendo con gli occhi di Giordano Bonifazzi. Vediamo Hiraldo, eccola, la giocatrice di pelle scura. Vediamo Rosta, allaga per la piccola femmiferaia, la Giulia Francesconi. Tra l'altro il pallone per Bassi, diciamo, Francesconi che ha un fidanzato, fidanzato d'arte, visto che è Terranova, Francesco Terranova della squadra Under 18, della squadra allenata sempre da Coach Pacifico. Chiara Bonamano per Martina Rosta, avanza il tiro, Martina! Rosta! Vorrebbe mangiarsi il pallone Bassi, che ha difettato sul rimbalzo, forse non si aspettava questo tipo di rimbalzo, ma ha segnato il suo primo gol in questa partita. Martina Rosta, siamo 14-15. Flavioni che pareggia per quanto riguarda questo secondo tempo, ma sempre in svantaggio nel computo generale. Anche i cori del pubblico del Palasport di Soledad Magnini. Dallari per Furlanetto, Ilenia Furlanetto, Furlanetto, la giocatrice Pontina, viene fermata, tamponata da Martina Rosta. Si gioca nel corso di questo quarto minuto del secondo tempo, e il pallone per Hiraldo che la tocca ma non la prende. Vediamo ancora il possesso per le maglie rosse, Furlanetto per Raccuglia, e Furlanetto in mezzo, che la palla di Hiraldo è sola, la guerriera, palo di Hiraldo. Non è possibile, ci dobbiamo portare il pallottoliere per contare tutti i gol sbagliati della Faioni nel corso di questa partita. Punteggio che rimane di 15-14 per il Casalgrande, conduce sempre questo match. Peccato il grave errore di Shaila Heraldo su quella controfuga, l'ennesima sbagliata da parte della Faioni anche nel corso di questo campionato. Tiro gol di Dallari, Giulia Dallari, 16-14, conduce la formazione di Lassulì, che è stata ammonita nel corso del primo tempo. Quattro giocati, ti vanno a sentire anche i tifosi del Casagrande, ce n'è qualcuno presente qui a Palasport in Soledad da Magnini. Vediamo Martina Rosta, appoggia per Chiara Bonamano. Nuovamente per la collega infermiera, per Chiara Bonamano che avanza, viene fermata, il braccio addosso da parte di Franco, se non vado errato. Vediamo Chiara Bonamano, 25-40 da giocare, Rosta per Chiara Bonamano, prova ad avanzare Chiara Bonamano, c'è spazio, l'ha allargato il gioco con Giulia Francesconi, il tiro da Giulia Francesconi! La Faioni torna a meno uno per il terzo gol nel corso di questa partita da parte della piccola femmiferaia, classe 96. Giulia, bravissimo. Bel gol da parte della giocatrice della nazionale sperimentale.
Vediamo Dallari, il pallone a sinistra, non riesco a vedere bene perché è una zona a noi sfavorevole, si trattava in realtà di Bernabei. Vediamo Furlanette, quindi da Cuglia, Racuglia contro Fanelli, spazio Dallari, Rabassotti, Rabassotti, la gattanera ha parato, Chiara Banamano, Anna Giulia Francesconi, a spazio Francesconi, Martina Rosta, fermata, si allarga la maglia ai danni di Martina Rosta, che poi lascia andare il pallone e non riprende in questo momento. È un po' piccolo sigaretto tra l'arbitro e Iraldo. Chiara Bonamano avanza, spazio, Chiara Bonamano c'è il fallo in attacco, invasione nell'area di porta da parte della Faioni, nonostante lo spazio trovato da Erika Maruzzella. Casalgrande avanti di uno, Furlanetto avanti, troppo alto il pallone verso Alessia Artoni, possesso Civitavecchiese, il pallone per Ferretti, tamponata, placcata, placcaccio di Dallari su Ferretti, Chiara Bonamano, Sheila Heraldo dietro per Martina Rosta. Vediamo Chiara Bonamano nuovamente per la centrale con la maglia numero 10 della nazionale italiana, presente in Italia-Serbia. Crosta! Un fendente clamoroso che termina fuori di poco rispetto alla porta difesa da Lorena Bassi, il capitano del Casalgrande non è dovuto intervenire. Vediamo adesso l'attacco delle Reggiane. Il pallone per Racuglia, Racuglia il tiro, Rabassotti con la mano di richiamo, sinistra, la mette fuori il portiere argentino, il biceleste ex nazionale juniores dell'Argentina, dunque ha anche giocato il torneo americano, il campionato americano. Il pallone per Martina Rosta, allarga per Chiara Bonamano, nuovamente l'altra infermiera, Martina Rosta per Rinaldo, difficoltoso questo intervento da parte delle giocatrici. Rosta il tiro, Martina! Rosta! Ha pareggiato la Faioni con Martina Rosta, il suo secondo gol in questa partita, il 62esimo nel corso di questo campionato da parte della giocatrice classe 93. Ancora l'esultanza da parte del pubblico del Palasport di Soledad Menini, anche da parte di Maurizio Pronunzio. Dallari per Franco, getta via il pallone, fallo commesso da parte della Faioni, possesso per le biancorosse che vanno a giocare in attacco. Furlanetto la controlla, il pallone per Franco. Dallari tira, traversa, anzi incrocio dei pali di Dallari, grande tiro di Dallari ma sbagliato. Ferretti sbaglia, Francesconi, va in Anna Giulia, Francesconi, la Faioni va per la prima volta in vantaggio nel corso di questa partita, primo vantaggio parziale di 5-3 nel corso di questo secondo tempo per la Faioni, che adesso conduce le operazioni. Quando sono passati 8 minuti dall'inizio di questo secondo tempo, i cori davvero avvolgenti, molto belli da parte del pubblico civitavecchese. Adesso un po' attonito il Casalgrande dopo aver subito la rete dello svantaggio. Furlanetto, Franco dietro per Giombetti e quindi a sinistra il Bernabei va a terra, non c'è nulla, non ha commesso fallo Ferretti e quindi la Faioni va in attacco, cerca anche il gol del raddoppio con Mara Bonamano. Anna Giulia Francesconi va davanti a Erika Manuzzella per dare fastidio alla difesa biancorossa, prepara forse un time out lassù lì, vediamo cosa accadrà nei prossimi minuti. Vediamo adesso Sheila Heraldo da Guerriera che imposta l'azione dai tempi, che adesso può cercare di controllare la situazione, non ha bisogno di recuperare il passivo che non ha perché ovviamente è in vantaggio. Rosta, Ferretti sponda, Federica! Ferretti 18-16 ha tagliato come il burro la difesa del Casalgrande, ha tagliato come il grissino con il tonno la giocatrice classe 98, doppio vantaggio per la Faioni. Ottimo blocco del pivot nostro sul terzo interno e sul terzo esterno, gioco dalla parte di sinistra e taglio immediato verso l'inserimento dell'ala tra primo e secondo uomo.
È cambiato qualcosa? Cosa è cambiato tatticamente Nafeon in questo secondo tempo? No, tatticamente nulla, è cambiato il fatto che diciamo, l'attenzione nei passaggi è stata più diciamo più pronta e più aggressiva e determinata in certi movimenti e in certe situazioni. E quindi rabbiosa reazione da parte della Feoni dopo un primo tempo che ha visto spesso il Casagrande andare in vantaggio di 3 gol. Adesso però il doppio vantaggio ce l'ha la Flavioni, conduce 18-16 dopo i gol della classe 99 Francesconi e della classe 98 Ferretti. Si riprende a giocare qui a Civitavecchia, vediamo l'attacco da parte del Casagrande, si parlano Maruzzella e Chiara Panamano che sono fuori dal campo in questo momento della partita. Vediamo Furlanetto, il passaggio è per, si tratta di Giombetti da Cuglia, Dall'Ari allarga il gioco, il tiro di Bernabei, gol a coscia di distanze, Greta Bernabei che ha molto spazio forse in questo momento della partita, 18-17 conduce sempre la Faioni, ma c'è il quarto gol da parte di Greta Bernabei, la classe 94, con passare del tempo ha migliorato le sue prestazioni, lo stiamo vedendo anche nel corso di questa partita, sta trovando spazio negli schemi tattici di coach Lassulì. Vediamo Bonamano, Chiara Bonamano, crosta all'arca della Giulia Francesco di Piccola Fembiferra, io non avete per Martina Costa per spostarsi verso destra, dentro, spazio dentro. Per Ferretti, wow. Ferretti in qualche modo interviene Bassi, ha deviato il portiere classe 74 di Rubiera e quindi parata da parte di Bassi, adesso attacco del Casalgrande, vediamo addosso Crosta, non riesce a prenderla, Furlanetto prova a liberarsi da Cuglia, adesso la palla per Miriam da Cuglia. Indicazione da parte del calcio pacifico dalla panchina, vediamo ancora l'attacco da parte del Casagrande, prova a spingere con Irene Furlanetto, allaga per Miriam da Cuglia, prova a liberarsi sull'esterno anche Giombetti, addosso ci va Ivaldo, il pallone ancora per la squadra allenata da Lassulì, vediamo Furlanetto, gol, il pareggio del Casalgrande, ha pareggiato Irene Furlanetto che interrompe il momento positivo della Faioni. Tornano in campo Maruzzella e Chiara Panamano, tiro dalla distanza praticamente, ha tirato quasi da 8 metri Furlanetto, non è riuscito a intervenire al meglio il portiere Damassotti. Chiara Panamano adesso appoggio per Martina Rosta, quindi sceglie Eraldo che avanza, Eraldo Bassi, ma c'è stato il fallo, il rigore per la Faioni che forse non c'era. Diciamo che è stato un po' forzato, sì. la decisione arbitrale, penso più un 9 metri che un rigore in effetti. Sì, quindi abbiamo sinceramente qualche dubbio, un po' viene cambiato il portiere, entra Savoca, forse in questo caso dopo tanti errori contro la Faioni, in questo caso un errore a favore della Faioni da parte degli arbitri. Ci sta, chiaramente ci sta. Chiara Panamano contro Marta Savoca. Chiara Bonamano, la classica esultanza di Chiara Bonamano che adesso lascia spazio a Mara, rete in questa partita numero 6 da parte di Chiara Bonamano che ricordiamo ha subito un'espulsione temporanea nel corso del primo tempo, così come Raccuglia per il Casalgrande, 19 di gol della Faioni, 18 quelli del Casalgrande che adesso prova a venire in avanti con la giocata di Furlanetto, adesso vediamo Dall'Ari, perde il pallone Casagrande, Ferretti, no, perde il pallone, aveva messo la quinta Ferretti, un peccato, chi è che la sta prendendo? Vediamo Furlanetto, la palla finisce fuori, la Faioni riesce comunque ad andare con il suo possesso. In quel caso la Ferretti avrebbe dovuto fermarsi e passare alla compagna che stava in linea dalla parte sinistra. Sì, non ha controllato, cambi di vestito attacco per Coscio Pacifico, come si fa spesso a livello anche nazionale e internazionale. Iraldo per Chiara Bonamano, adesso per Iraldo, interviene Bassi, ma c'è l'entrata all'area di porta, l'invasione di Federica Ferretti, ha provato ad andare sotto le gambe di Bassi, sceglie Eraldo, ma non è riuscita comunque a trovare il gol del più 2. 17-40 da giocare, manca ancora un'enormità di tempo qui al Palasport in zona da Magnini. Dall'Ari, col mancino Dall'Ari, rigore. Giocata favolosa di Giulia Dall'Ari, ha provato a tirare con il sinistro e ha trovato il rigore conquistato dal Casalgrande. Adesso Furlanetto per tentare il tiro ad esattamente contro Ramassotti. Il gol di Lele Furlanetto che pareggia le sorti di questa partita. Nuovo pareggio in questa gara da parte del Casalgrande.
Ormai match che si attesta tra andare avanti e andare indietro. Dentro Bulache, il portiere di razza. Incitamento grintoso di Ramassotti dalla panchina. Hiraldo per Martina Arrosta. Chiara Bonavano, il verme solidario. Profondo rosso per nuovamente il verme solidario, che prova ad accentrarsi come ha fatto spesso in questa partita. Chiara Bonavano! 20-19, il settimo gol in questa partita per Chiara Bonavano, che riporta avanti la Faioni. Un'azione importante quella tentata di Chiara Bonavano, che non ha trovato l'intercetto da parte di nessuna delle giocatrici biancorosse. Dallari, fuori Dallari, che poi va a terra dopo aver tirato, per cui non è fallo. Sì, non è fallo ovviamente per Dallari. Recupero del pallone Andrata Bulache, ancora cambi, attacco difesa con Pacifico che monitora la situazione. Adesso Fannelli fuori dal campo momentaneamente, vediamo Ferretti, poi Chiara Bonavano. 20 gol della Faioni, 19 gol di Casalgrande. Adesso c'è Scele Heraldo con il pallone tra le mani. Chiara Bonavano, Chiara Bonavano, il tiro traversa alta e la palla non va nuovamente in piscionaia. Mancato poco a questa situazione. Bisogna fare attacchi più lunghi, non possiamo tirare così all'improvviso dopo pochissimi secondi. Cambi ritardati in questo momento per la Faioni. Comunque adesso si è sistemata la squadra di calcio pacifico. Raccuglia e non c'è, non fallo, viene chiamato normale. Fallo Hiraldo, non c'è né sfondamento né espulsione di Hiraldo. Si riprende quindi a giocare dopo lo scontro vivace tra Raccuglia e Hiraldo. Vediamo adesso proprio Mina Marcuglia con la palla in mano, posizione di terzino sinistro. Adesso il passaggio per Dallari, nuovamente Dallari, il pallone verso Giombetti, gol da parte di Nicol Giombetti, l'ala destra. Porta nuovamente in parità il Casalgrande, siamo 20-20 qui al Palasport in Soledad Magnini. Pacifica ancora si fa sentire in maniera molto energica nei confronti delle sue giocatrici. Vediamo la Faioni che va in attacco quando mancano 15-10 al termine di questa partita. Fra poco scavalleremo, entreremo nella seconda metà di questo secondo tempo. Vediamo anche una farfalla, se non sbaglio, volare nel cielo del... c'è praticamente che non c'è però del Palasport in Soledad Magnini. Vediamo il pallone sulla destra per Ferretti. Ferretti, Chiara Bonavano contrastata. Il pallone per la Faioni, il pallone per le Civitavecchesi, l'unica squadra femminile della Regione Lazio in Serie 1. Vediamo Chiara Bonavano per Martina Arrosta. Adesso Sheila Hiraldo, una specie di sottomano, l'angolo di azione di Furlanetto. Sottomano. Furlanetto l'ha messa fuori, l'ultima a toccarla. Non c'è stato un intervento di Bassi, per cui angolo per la Faioni. Litica Chiara Bonavano, che poi va a terra, si rialza la giocatrice bionda della Faioni. Adesso il pallone per Scele Hiraldo, Martina Arrosta, eccola la centrale di Boccelle per Hiraldo, che poi appoggia saltando verso Rosta, Hiraldo, Chiara Bonavano, chiamato il fastidio della Faioni, direzione parata da parte di Lorena Bassi. È intervenuto il portiere Emiliano, adesso c'è Furlanetto, occhio allo spazio da questa parte, Fanelli addosso, Bulache, la palla è lì, rigore, no, palla per la Faioni, invasione, sì, dal gesto iniziale sembrava rigore, in realtà ha dato solamente invasione nell'area di porta, ma grande intervento da parte di Andrata Bulache, che esulta adesso con il pugno destro da parte della giocatrice classe 2000. 13-43 di questa partita, Faioni che sta sempre pareggiando qui a Palasport in Soledad Magnini. Match molto equilibrato nel corso di questo secondo tempo dopo che ha rimontato la formazione di Civitavecchiesa. Adesso vediamo che la Bonavano con questa reazione, passaggio per Scheila Hiraldo e quindi Martina Arrosta. Vediamo ancora Scheila Hiraldo, posizione di centrale perché la Bonavano, nuovamente lo scambio tra tre giocatrici, adesso può avanzare Martina Arrosta, poi Scheila Hiraldo, che la Bonavano va a sfondare all'H per Ferretti, Federica Ferretti, 21-20, il quarto gol in questa partita per Federica Ferretti. La Faioni ha trovato il buco, è andata là e ha sfondato nella difesa scalare, del Casalgrande. Attrazione scalare da sinistra verso destra. Sì, un leitmotiv di questa partita. Raccuglia per Franco e quindi Giulia Dallari, occhio a Dallari, passi a Dallari, la palla è per la Faioni che può andare in attacco con Andrata Bulache. Il passaggio è per Scele Hiraldo. Gli applausi della panchina da parte del portiere Romina Ramassotti. Adesso ancora Faioni che cerca di andare in attacco con Scele Hiraldo. Passaggio all'indirizzo di Martina Arrosta con il Casagrande che sistema con il 5-1. Dall'aria vertice da parte della formazione ospite. Vediamo Chiara Bonavano, 12-30 da giocare nel corso di questo secondo tempo. Ma c'è un segreto agli occhi di Giordano Bonivazzi. Vediamo Martina Arrosta ad avanzare. Scele Hiraldo! Pallonetto traversa clamorosa di Scele Hiraldo! Per poco la palla non finisce in porta. 12-20 da giocare, attacca il Casagrande a cercare il vantaggio. Vediamo adesso lo spazio, 2 contro 1 da questa parte, occhio Francesconi, il tiro
gol di Miriam Raccuglia, il primo gol per lei in questa partita. Siamo 21-20, lo spazio ha trovato 21-21, chiedo scusa, non era aggiornato il tabellone, 21-21, il punteggio di parità dopo il gol in precedenza da parte di Ferretti che ha dato il vantaggio alla Faioni, adesso il pareggio di Miriam Raccuglia, quindi siamo nel giro di parità come detto in precedenza. Vediamo la Faioni che sta cercando di assaltare la porta avversaria con Anna Giulia Francesconi, adesso tocca a Chiara Bonamano controllare il pallone, Chiara Bonamano inciampa sul pallone, fallo di palleggio da parte di Chiara Bonamano, il lancio e peccato c'è la controfuga e Raccuglia segna, due gol nel giro di 30 secondi per Miriam Raccuglia, 22-21, peccato anche un po' sfortunata qui Chiara Bonamano che è inciampata sul pallone, scivolata, e queste sono le situazioni che purtroppo incidono, ma la mano è così. Soprattutto sono deleteri questi errori in attacco in una partita come questa in cui non bisogna sbagliare. Fuori poco Chiara Bonamano, forse voleva riprendersi dopo diciamo l'errore in precedenza e quindi possesso casa grande, occhio qua, molto attenta la Faioni deve stare, non vedo al meglio adesso la squadra di Coccio Pacifico. Raccuglia allarga per Dallari, sfondamento di Dallari, tanti sfondamenti chiamati quest'oggi da parte degli arbitri Da Marco e Carcea, entrambi di Benevento. Vediamo Anna Giulia Francesconi, dietro per scegliere Aldo, sinistra, poi destro, Chiara Bonamano, avanza, Chiara! Bonamano! 22-22, la Faioni va in vantaggio con la rete numero 8 in questa partita da parte di Chiara Bonamano, che pareggia nuovamente le sorti di questa partita. Ottava rete nel corso di questo match per il Verme Solitario. 22-22 la situazione di questa sfida. Qualcuno ci fa anche i selfie mentre facciamo la telecronaca, tutto. Chi è stato? Lui. Chi è stato? Il mio collega. Buonasera, salutiamo per evitare figure non degne di nota. Adesso vediamo il pallone per il Casalgrande, ci sarà il rigore con Furlanetto contro Bulaghe. Parata. Rete di Ilenia Furlanetto, la prima finta ha mandato fuori tempo Bulaghe e lì ha trovato lo spazio per andare a segnare Ilenia Furlanetto, 22-23 la situazione di questo match, il sesto gol in questa partita per Furlanetto, siamo i 4 di Giombetti, i 4 di Bernabei, i 4 di Dallari e poi due gol per Raccuglia e due per Franco. Vediamo adesso Martina Rosta, direzione Martina! Rosta, conclusione sporcata e il pareggio da parte della Faioni con Crosta che va a segnare il suo gol stagionale numero 63. Fuori Franco e dentro Alessia Artoni per il Casalgrande. C'è il pallone per Dallari, Giulia Dallari, eccola con la maglia numero 11. Il passaggio verso fascia sinistra, occhio alla spinta di Raccuglia, nuovamente Dallari. Che marcatura di Raldo che vediamo! Guardate che groviglio di gente che c'è in quella fascia di campo. L'arbitro riporta un pochino di calma, come giusto che sia. Pallone per il Casalgrande, 8:48 da giocare nel corso di questo match che diventa davvero elettrizzante qui a Palo Sportivo San Damiani. Traversa alta e palla per il Casalgrande con Artoni, Alessia Artoni, una delle due sorelle Artoni, recuperato questo pallone. Il pallone è per, anzi gemelle Artoni, sono entrambe classi 2000, per cui gemelle è più corretto dire. Diamo Raccuglia. Raccuglia, il pallone destinato verso Dallari, a terra, lotta nel fango, vinta da Dallari, pallone ancora per il Casalgrande, vediamo adesso l'iniziativa, palla buttata via, sfilacciata la palla di Furlanetto e possesso Civitavecchese, possesso giallo-blu con il pallone per Anna Giulia Francesconi, ancora un assist di Shoyle Heraldo, ma Francesconi è stata davvero fredda e l'ha messa dentro la piccola Flammiferaia. Faioni in vantaggio, siamo 24-23, nuovamente davanti la squadra di Coccio Pacifico, il quinto gol nel corso di questa partita da parte della classe 99 della piccola Flammiferaia. Vediamo adesso l'attacco da parte del Casagrande, falli attacco, Crosta, la palla va via, forse Crosta, Martina! Crosta! 25-23, più due Flavioni, che adesso conduce dopo la rete da parte di profondo rosso. Del difensore, hanno due minuti quello. Che succede a sinistra, non vediamo, adesso Bernabei, il fallo commesso da parte della Faioni.
7-10 da giocare, da vivere tutti d'un fiato, senza mai fermarci. Andiamo avanti così, andiamo avanti con la partita. Raccuglia, raccuglia il tiro. Pulache, no, 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 se la butta dentro. Rete di Raccuglia, quasi come Ramassotti qualche tempo fa. Siamo 25-24, rete da parte della squadra ospite, con Raccuglia ancora a segno. Vediamo, però Fagnoli continua a condurre questa partita, non deve fermare la squadra giallo-blu, deve fermare la squadra giallo-blu, chiama il Tamotto, Coccio Pacifico. Maurizio. Va bene, dobbiamo continuare con questa velocità e cercare di fare meno errori possibili in attacco. Tutto, quella partita si gioca così, in questo modo. La difesa va bene quando è schierata, e non dobbiamo perdere palle in attacco, non dobbiamo fare errori in attacco. Sì, diamo anche conto dei prossimi impegni della Flavioni, che giocherà sabato prossimo alle 18.30 in provincia di Treviso. Si va a giocare contro lo terzo, lunga trasferta molto difficile contro la formazione giallonera, che si sta ben comportando in questo campionato. Poi ci sarà la gara casalinga sabato 10 febbraio, perché sabato 3 il campionato si ferma, per cui sabato 10 febbraio Flavioni contro Estense qui a Palosport in Soledad Magnini, gara che si giocherà alle ore 16.30, mentre Casalgrande sabato prossimo avrà una sfida impossibile, forse, o comunque difficilissima, Casalgrande con Versano alle 18.30 proprio al Palacheope. Poi si va a giocare alle 19 sabato 10 febbraio Bressanone Casalgrande. L'incitamento del Palosport. Flavioni! Adesso si riprende a giocare con Anna Giulia Francesconi, che controlla la palla. Adesso la serve a Scheller Aldo, e quindi Martina Rosta con una maglia numero 10. 6.40 da giocare, corso di questa partita. Un gol di vantaggio da difendere per la Flavioni in questo momento, però bisogna cercare di sfondare e andare a segnare. Il fallo su Chiara Bonamano. Ancora non c'è nessun passivo per la Flavioni nel corso di questa azione. Vediamo Scheller Aldo adesso per Martina Rosta, e quindi Chiara Bonamano allarga per Federica Ferretti. Ferretti imposta nuovamente dietro la Flavioni con Chiara Bonamano, il tiro, Chiara Bonamano ha segnato il bravo solidario. Si arrabbia tantissimo lassù lì. Quanti gol? 9 gol in questa partita per Chiara Bonamano, che si conferma bomber. Bomber Chiara Bonamano, rete ancora da parte di Chiara Bonamano, gol stagionale numero 68-69. Sono 69. Pallone proprio in Casalgrande, conduce di 2, adesso la squadra di Coccio Pacifico, 5.50 da giocare al termine di questa partita. Fullanetto, Crosta, deviazione di Crosta e fallo commesso da parte della giocatrice della nazionale italiana. Fullanetto per Dallari, il tiro, Pulache, rigore e fallo, espulsione temporanea per Sheila Hidalgo. Non ci voleva proprio, Pacifico sbatte tutto quello che può sbattere, come ovvio che sia. Fuori per 2 minuti Sheila Hidalgo, nel momento più complicato della partita. Furlanetto contro Bulache. Gol Furlanetto, Ilenia Furlanetto. Adesso siamo 26-25, ancora Furlanetto, un gol di vantaggio. Adesso attacco lunghissimo per far passare chiaramente i 2 minuti, cercando di prendere più falli possibili in attacco e non rischiare, di prendere il passivo o di perdere palla. Chiara Bonamano, forse un po' ingolosita. Adesso... uno contro uno, devono attaccare uno contro uno e prendere falli continuamente. Chiara Bonamano a Giulio Francesconi, il tempo comunque sta passando un pochino, però non è abbastanza. Ferretti, Chiara Bonamano, 5.30 tipo è stato chiamato l'espulsione per la giocatrice portoricana, Hidalgo. Chiara Bonamano, attenzione, scarica. A scaricare, Ferretti, bravo. Chiara Bonamano, presa, Fanelli, no! Francesca, no! Fanelli, 27-25, Fanelli. Quando meno ce lo aspettavamo, occhio là! Pulache, raccuglia, tutti addosso, palla per Casagrande, comunque il tempo passa, adesso Dallari, l'arbitro fischia, c'è qualcosa in campo? Però si prende comunque a giocare, vediamo Dallari dopo la grande parata di Andrea Pulache, che ha parato, intervenuta, fallo di Chiara Bonamano, 4 da giocare nel corso di questa partita. Adesso è una torsita per lo Sport di Soledad Magnini.
non riesco nemmeno a sentirmi mentre faccio la telecamera quanto è il calore del pubblico civitavecchiese. Furlanetto, Raccuglia, tiro di Ciobetti, Bulaghe, fallo in favore del Casalgrande. 3:48 da giocare, fra poco rientra Iraldo, fra poco rientra, non manca tanto. Furlanetto e quindi Dallari, Furlanetto, Bulaghe fuori, 3:30 da giocare, 27-25, l'incitamento chiamato da Romina Bassotti anche dal vice allenatore Renato Pacifico. Rientra Scele Heraldo, dentro anche Maruzzella, 3:20 da giocare nel corso di questa partita, 2 gol di vantaggio. Blavioni chiama in time out coach Patrizio Pacifico. Ha fatto benissimo. Ricordiamo, la Feoni già l'anno scorso ha vinto qui a Passport Insolata Magnini contro il Casalgrande. Due minuti al tecnico fallo del tecnico. Casalgrande, per cui un uomo in meno per il Casalgrande. Fallo tecnico al Casalgrande, dovrà giocare per 2 minuti senza una giocatrice. In meno, sì. E adesso bisogna spingere. Bisogna vincere. È fondamentale questo attacco con un uomo in più. Me l'ha tolto dalla bocca Maurizio, giustamente. Si può riprendere a giocare. 3:14, 27, 25, conduce la Faioni sul Casalgrande. Va a sentire mano per mano dalla macchina, si riprende a giocare. 3:14, fino a 1:14, Faioni con l'uomo in più. C'è Crosta. Iraldo, Chiara Panamano. Scalare da sinistra verso destra col tiro di Ferretti. Sì. Farei. Chiara Panamano! Sì! Chiara Panamano! 28-25, decimo gol in questa partita per Chiara Panamano. Ancora a segno il verme solidario. Intervento di Bulaghe che esulta. Grande. Come l'ha parata? Benissimo. Intervento importantissimo che andrà da Bulaghe. 2:30 da giocare, la Faioni è vicinissima a ottenere una vittoria che può cambiare le carte in tavola nella lotta salvezza del campionato di Serie A1. Iraldo, Ferretti, stava entrando nella riporta lì, non era facile sicuramente. Devono girare più lungo in attacco, non devono sprecare. Dallari, Bulaghe, ma la palla entra, rete di Giulia Dallari. 28-26, 2 gol da difendere, ancora vantaggio numerico per la Faioni. Lungo l'attacco. Lungo l'attacco. Chiara Panamano avanza, spazio per Angelo Francesconi, la dà, Anna Giulia Francesconi addosso, abbassi, che errore qui di Anna Giulia Francesconi. Ha tirato sul braccio, peccato. Vediamo il pallone per il Casalgrande che cerca di accorciare le distanze, andare a meno uno. Vediamo Furlanetto un po' corto il passaggio per Franco, comunque riesce alla fine. Dallari, allarga il gioco, il tiro, gol. Ha segnato Miriam Raccuglia. Siamo 28-27, niente, il vantaggio numerico forse ha fatto male alla Faioni. 1:26 da giocare, adesso il tutto per tutto da parte del Casalgrande. Faioni che deve stringere i denti e vincere questa partita. Iraldo, Francesconi, pallonetto, Anna Giulia! Francesconi, 29-27, il più 2 della Faioni. Un gol forse decisivo, quello di Francesconi. Anna Giulia ha segnato, palla davanti, Dallari va a terra, rigore. Rigore per il Casalgrande. Ha fermato il tempo, quindi riusciamo ad arrivare col prossimo attacco. Fallo su Bernabei, chiedo scusa. Furlanetto contro Bulaghe. Palo! Palo! Vicinissima alla seconda vittoria di questo campionato. 40 secondi al termine. Gassolì è una furia. Lassolì adesso urla tutto quello che ha. Faioni vicinissima alla seconda vittoria di questo campionato. Chiama il time out coach Patrizio Pacifico. Una vittoria che fa saltare le carte in tavola. Cambia il campionato. Faioni che forse qualcuno dava già per spacciata qualche settimana fa, anche dopo la sconfitta di Dossobuono. Si pensava a un esito non positivo di questo campionato per la Faioni, Maurizio. Ma guarda, dobbiamo giocare tutte le partite al massimo fino alla fine. Qualsiasi squadra arrivi qui a Civitavecchia la deve sudare. Assolutamente sì, come dichiarato anche da Mano Panamano.
a Sporttime 24 nei giorni scorsi. Mancano 33 secondi. Leone che è sempre in vantaggio, ricordiamo il punteggio 29-27 in favore della squadra di coach Patrizio Pacifico, che sta facendo un'impresa, quella che sarebbe un'impresa. Casagrande è andato un pochino male, uomo il Casagrande, se siamo bravi a scattare in avanti riusciamo a andare in porta, crosta. Palla giocata male da Faioni. Attacco del Casagrande, mancano 20 secondi, deve subito tirare Casagrande, il pallone è per Bertolani che è entrato adesso, allargato il gioco, il tiro, Bulaghe! Andrada ha parato, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e al Palasport in Salerno da Magliene è finita! La Flavioni batte il Casagrande per 29-27 e conquista il suo secondo successo in questo campionato, un successo di cuore anche con un bel gioco nel corso del secondo tempo, una vittoria che forse cambia questo campionato. Migliore in campo, sì. Chiara Bonamano e i portieri anche, quindi Bassi e... i due portieri di Civitavecchia. Quindi Bulaghe e Massotti, guardate la grande esultanza, è arrivata anche Riga Bartoli a bordo campo, in attesa di sapere notizie sul suo infortunio, se potrà tornare a giocare questa stagione oppure no. Guardate la grande esultanza, riporto quindi alla conclusione di questa telecronaca, ringrazio Maurizio Pronunzio. Grazie a voi e alla prossima. Al 10 febbraio, ci vediamo con le stenze. Grazie mille anche a Giordano Bonifazzi, grazie Socchi, avete visto questa partita e noi vi lasciamo con il giro tondo consueto della Faioni che festeggia la sua seconda vittoria. Un saluto da Giovanni Vimpinelli.